Ora sono davvero pronto a parlarvi del DJI Mavic Air 2. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele. Dopo un weekend di volo e oltre 8 scariche di batteria, posso dirvi cosa va e cosa non va di questo nuovo drone. Ve lo dico subito, vola benissimo, in aria è un chiodo, non si muove di un millimetro ed ha un'ottima sensazione di affidabilità. Utilizzarlo in volo, volarci, è un vero piacere. Però prima di volare, la prima criticità: il drone è davvero bassissimo, poggia completamente sulla pancia, perdonatemi questo termine, quindi è davvero obbligatoria una base di atterraggio decollo come questa, in quanto questo drone non contempla il decollo dalla mano, almeno non ufficialmente. Ed essendo un drone molto basso e quindi facilmente soggetto a urti contro sassolini e ramoscelli in fase di atterraggio, prestate molta attenzione. Se il drone in aria è stabilissimo e restituisce un'ottima sensazione di stabilità, solidità e affidabilità, lo stesso possiamo dire della cam. L'ottica stabilizzata su tre assi meccanici è in grado di registrare video in risoluzione massima 4K a 60 fps. Sono inoltre presenti sia photo RAW sia video in formato Cinelog, sarebbero dei video di colore piatto in modo da poterli poi lavorare in post produzione a fini professionali. Ma è proprio ai fini professionali che arriviamo alla criticità di questo drone. Come vi ho già mostrato in fase di unboxing, primo sguardo a questo prodotto, troviamo un radiocomando davvero povero di comandi. E anche l'applicazione non è il massimo, stiamo parlando della DJI Fly, la stessa che troviamo per il fratello minore, il DJI Mavic Mini, con davvero pochissime impostazioni e a me non piace particolarmente, avrei preferito maggiormente la DJI Go 4, come è stato anche per il primo modello del Mavic Air. Chissà perché questa scelta di castrarlo letteralmente. Quindi se il vostro intento è acquistare il DJI Mavic Air 2 a fini professionali, prestate molta attenzione. Secondo me con qualche centinaia di euro in più ci si prende il Mavic 2 Zoom o Mavic 2 Pro, che sotto questo aspetto hanno da dare qualcosina in più. Il suo range di controllo dichiarato per la versione CE, quella che compriamo da Amazon e qualsiasi altro store italiano e europeo, è di 6 km, e come avete visto durante il mio video del range test, li rispetta tutti, arriva a 6 km e anche più, se non fosse per la batteria, che è davvero troppo soggetta a scaricarsi al primo leggerissimo vento contrario. Ovviamente parliamo sempre di voli eseguiti in condizioni ottimali, in mare aperto in questo caso, per voli urbani o in zone con molte interferenze la distanza massima raggiungibile dal drone prima di lag problematiche al segnale è di circa 2,5 km. Per migliorare questo aspetto io vi consiglio di impostare la trasmissione video sull'applicazione in fluido e non in HD. Avrete una qualità leggermente inferiore per quanto riguarda il video sullo smartphone, l'FPV, ma avrete molto meno lag e drone capace di trasmettere segnale video anche a distanze maggiori. Ma veniamo ora a uno degli aspetti più importanti per cui è stato pubblicizzato questo DJI Mavic Air 2, ovvero l'Active Track 3.0. In molti, me compreso, pensavano che questa modalità lo avrebbe reso un drone al pari dello Skydio 2, drone americano famosissimo ormai, che non so se vedremo mai qui in Europa, in grado di seguirci velocemente anche in boschi, sotto alberi, foglie, rametti, senza nessun problema. Ecco, per il Mavic Air 2 funziona esattamente così. Abbiamo sensori anticollisione frontali, posteriori, sotto, ma mancano quelli laterali e quelli superiori, quindi è soggetto, anche se molto raramente, ad andare a sbattere di lato o con ostacoli posti sopra il drone stesso. Prestate attenzione. Inoltre, come sempre, l'Active Track si affida unicamente, oltre ai sensori anticollisione, alla fotocamera per seguire il soggetto, a differenza di uno Skydio 2 che si affida invece ad un ricevitore GPS sempre in mano alla persona da seguire. Questo comporta che un Active Track come quello presente su questo drone
è soggetto maggiormente a perdere il contatto con il soggetto. Comunque, se volete farvi seguire durante una corsetta o un giro in mountain bike, va bene, però tenete sempre un occhio sul drone, che non si sa mai. Capitolo radiocomando. A me personalmente non piace un radiocomando così grande, perché va a snaturare completamente l'aspetto di portabilità, portatilità, chiamatela come volete, intrinseco nella serie Mavic di DJI. Secondo me non ha davvero senso realizzare un radiocomando che è più grande del drone, ma detto questo, è ergonomico, si tiene bene in mano, meglio di quello del Mavic Pro e del Mavic Air 1, però mancano tantissimi comandi, tra cui la rotella per l'esposizione manuale. Invece la batteria integrata del radiocomando è davvero buona. Io non l'ho mai caricato, sono arrivato a 8 scariche di batteria del drone, che ha un'autonomia all'incirca sui 30 minuti, e non si è mai scaricato. Ora segna un'attacca, devo caricarlo, però sotto questo aspetto eccellente. Da segnalare anche sul Mavic Air 2, come il Mavic Pro 2 e Mavic 2 Zoom, la presenza di un singolo power LED posto nella pancia del drone, che serve per atterraggi al buio o in condizioni di scarsa luminosità, in ausilio alla VPU e l'atterraggio di precisione. In conclusione, mi ha convinto questo DJI Mavic Air 2? Beh, sì, con qualche riserva. Il drone vola benissimo, il radiocomando non è molto bello, almeno sono gusti personali, ma è molto comodo da utilizzare. L'Active Track 3.0, tanto pubblicizzato, ha dei limiti, tenetene conto. Parliamo ora di prezzi. Il Mavic Air 2 costa nella sua versione base 850 euro e 1050 euro per la sua versione combo, prezzi secondo me leggermente alti. Avrei proposto sia una che l'altra versione a 100-150 euro in meno, perché considerate che a poco più ci si compra il Mavic 2 Zoom e non dovrebbe mancare nemmeno tantissimo all'uscita del Mavic 3. Ed è proprio il Mavic 3 l'incognita maggiore per il Mavic Air 2. Avrà davvero senso comprare questo drone all'uscita del Mavic 3, considerando una differenza di prezzo poi non così marcata? Io personalmente, se intendete acquistare questo drone a fini professionali, vi consiglio di aspettare la presentazione del Mavic 3 e rendervi conto voi stessi qual è migliore e se la differenza di prezzo è giustificata o meno, e passare poi successivamente all'acquisto. Invece, se il vostro intento è puramente ludico, per volare tranquillamente con un drone molto affidabile e potete comunque spendere oltre 800 euro per un drone, direi che questa è una scelta davvero molto consigliata. Ovviamente vi lascio i link per acquistarlo sia in versione CE che FCC qui sotto in descrizione video, insieme ai link per entrare nel nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, canale Instagram ufficiale e anche il nostro canale Telegram delle offerte Tech Best Deals, dove pubblico offerte sempre aggiornate su questo drone e tantissimi altri prodotti. Entrate! Ora però voglio sapere voi cosa ne pensate di questo drone. Vi piace? Sì, no, beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Se avete dubbi o domande, non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. E infine, se questo video vi è piaciuto e volete supportarci, vi ricordo che tutti i nostri contenuti sono totalmente gratuiti per voi, ma se volete ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Detto questo, vi auguro buon volo e noi ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!